Ok, ciao a tutti, qui mi stanno chiedendo di spiegarvi un po' come vive un pensionato qui a Santo Domingo. Io sono Maurizio e vivo qui da 3 anni alla Starrena, già fatto 2 anni a Limon, qui vicino, un bel paesino qui a 15 chilometri. Bene, qui mi trovo benissimo, spiagge splendide, natura molto bella, dove uno si rilassa veramente. Qui ti togli veramente lo stress che ben sappiamo che ci opprime in Italia. Niente, stavo dicendo che sono pensionato e con la mia pensione, che non è una gran pensione, andiamo dagli 800 ai 900 euro. Qui viviamo, direi, in una maniera più che decorosa. A confronto dell'Italia, cioè, sicuramente sai che là in Italia, tra affitti, tasse, e solo anche uscire per passare il tempo come a uno gli piace un po' passarlo, costa una cifra. Diciamo che qua è anche molto più facile vivere in una maniera semplice, diciamo che qui non necessitiamo di riscaldamento, non necessitiamo di grandi abiti per uscire, quando hai un pantaloncino corto, una maglietta, un paio di ciabatte, già qui sei a posto. Se non sai cosa fare di giorno, vai alla spiaggia, dove incontri sempre anche qualche turista nuovo per parlare, sai, uno che viene qui per la prima volta, che gli spiega un po' com'è la cosa, ti passi il tempo. E in più qui il popolo domenicano è molto amichevole, sempre si ferma a parlare, sempre ti dà un sorriso, sempre è disposto a compartire con te qualsiasi cosa di qua. Una cosa importante, con la pensione che tu prendi e quindi che usi qui per vivere, cosa ti puoi permettere? Andiamo nel dettaglio, nel senso che... Ah, ok, sì, intendo. Ti paghi l'affitto, io mi paghi pago la luce, mi pago la luce, gas, mi pago da mangiare, mi pago quei piccoli sfizi di... Diciamo che qui non facciamo certo una vita monacale. Adesso, molti di noi vengono qua anche per essere accolti in un ambito che in Italia sicuramente non si sognerebbero mai di fare, specialmente per della gente che sia un po' su di età. Io parlo di me stesso e vedo molta gente, molti italiani qua, che la pensano come me. Diciamo che con la mia pensione ci si paga tutto quello che si vuol fare, logicamente dobbiamo stare anche un po' regolati, non andiamo tutti le sere al ristorante, logicamente cerchiamo di mangiare anche quello che si incontra qui, che diciamo si mangia bene, si incontra tutto il giorno dove vuoi, tutto il giorno quello che vuoi mangiare, naturalmente fegato permettendo, perché sicuramente si incontrano molti locali, ristoranti, locali italiani dove si può mangiare bene e a prezzi moderati, abbastanza. Quindi una o due volte a settimana dovevi mangiare fuori, per dire? Io anche 3 o 4, anche dico 3 o 4. Io, nel senso... Cosa che in Italia sai che non è... No, in Italia non, assolutamente... Non è possibile una cosa del genere. Quello che io prendo qui a andare a fare una cena con del pesce, una buona pasta, sicuramente in Italia nemmeno la pizza mi vado a mangiare, calcolando i prezzi. Dopo sicuramente si può incontrare di tutto e di più, quello che si vuole, vari ristoranti, latte russo, o che io sei francese, okay? Più o meno siamo tutti lì, così compartiamo le cose. Allora Maurizio, vediamo un attimo come passi la giornata qui ai Caraibi, la giornata tipo ai Caraibi. Bene, diciamo, una mia giornata tipo, sveglia al mattino, non troppo presto naturalmente, perché sai che a volte la notte si fa un poco di bisboccia. No, mi alzo qui alle 10, 10 e mezzo, mi bevo il mio caffè. Ti alzi presto, eh? Sì, che ci vuoi fare? No, diciamo che io mi sveglio anche prima, però sai,
fai una capatina guardando Facebook, gli amici dall'Italia cosa ti dicono, niente, dopo le 10:30 la doccetta, il caffè e si esce verso mezzogiorno dando una passeggiatina per la spiaggia, avere l'aperitivo, a vedere com'è la situazione, chi c'è di nuovo, sai, perché qui poi tutti diciamo guarda che è arrivato quello, guarda che è arrivato quello. Niente, si va a casa dove c'è chi prepara il pranzo. Ah. Eh sì, perché sai, una badante magari serve, come in Italia. C'è chi prepara il pranzo, insomma mangio verso le 2, le 3, classico riposino. Quando il sole comincia a essersi un po' di sole che non è così forte, si va di nuovo alla spiaggia o dando la passeggiata per i vari baretti che si incontrano, e lì solitamente incontri sempre un amico per fermarti, tu sai, per parlare, un gruppo di qui, un gruppo di là, e così viene l'oscuro la sera e si va a casa, e come ho detto, altra doccetta per togliersi il sudore e la fatica della giornata naturalmente. E niente, si decide se si va a cena da qualche parte o se si mangia in casa o cosa. Niente, più bella giornata sarebbe andare a cena, fermarsi lì, sempre parlando logicamente in compagnia di qualcuno, e aspettare l'orario per andare a fare due salti, diciamo, in discoteca. Ci sono molti locali particolari, molti localetti dove si può andare a passare il tempo, ballare, discoteca e così via, e si fa notte di nuovo e andiamo alla casa. E la giornata è passata. Allora Maurizio, adesso vediamo un attimo i lati negativi che tu hai riscontrato qua in Repubblica Dominicana. Lati negativi, sì, lati negativi che io, per chi vuol venire a vivere qua, consiglio che di conviverci, perché non possiamo certo cambiare le usanze o quello che da qui da generazioni hanno. Lato negativo, serve un po', qui manca un po' l'istruzione dalla gente, dei ragazzi, dei bambini, diciamo, questa cosa, un po' la sanità, che ci dobbiamo un po' concentrare anche noi su quello e farci qualcosa che ci consenta di stare al sicuro a caso che capiti qualcosa, perché effettivamente la sanità lascia un po' desiderare. Diciamo un po' la sicurezza, io non parlo di Last Arena perché io credo che questo sia uno dei posti più sicuri qui nella Repubblica Dominicana, dove uno può uscire, andare in giro tranquillo, senza problemi di naturalmente, tutto sta alla testa che abbiamo, non dobbiamo certo andare in giro, ostentare orologi, catene o ostentare a dispendio di grandi cifre, dobbiamo anche restare regolati, perché qui purtroppo la realtà è che è un paese dove la povertà è molto predominante e la gente cerca obbligatoriamente, diciamo, di mangiare tutti i giorni, e non dobbiamo invogliare sicuramente a compiere certe azioni che, se non sono così visibili, ostentare cose, nemmeno gli passa per la testa la gente di qua. Ma io direi che, oltre che a questo, io dico che tutto sta abbastanza regolare, normale. Io vivevo a Limon, che è a 15 km da qui, e vi dico che io partivo tutte le sere con la mia motoretta venendo qui alle 11 di sera, passando la notte qui nelle discoteche, tornando per il mattino. In 2 anni non è mai successo niente. Poi mi sono trasferito qui, diciamo, nella città, vabbè, nel paese, che per me è uno dei, sicuramente dei più sicuri che c'è qui in Repubblica Dominicana. Allora Maurizio, vediamo un attimo il discorso gastronomia, cioè
l'alimentazione, quello che mangi è cambiato o è, mangi quello che mangiai in Italia? Allora, diciamo che qui possiamo incontrare tutti i nostri prodotti italiani importati direttamente dall'Italia in punti specifici, come si chiama per questo punto Italia, dove importano direttamente, però diciamo che sì, naturalmente hanno certi costi. La mia tipologia di mangiare ora è cambiata, io penso cambiata anche meglio, perché io mangio pesce tutti i giorni, dove qui si incontra a poco prezzo dei pescatori e di tutti i tipi, dall'aragosta ai gamberoni al vario tipo di pesce. Pesce, qui abbiamo il mero, il cigno. Sì, più, tutti i pesci abbastanza buoni, sono buoni e sicuramente a buon prezzo e tutti i giorni mangio. Sicuramente si può mangiare ancora a un prezzo migliore se noi mangiamo la comida domenicana, diciamo, che è basata su riso, fagioli, guandule, che è un pisello che hanno qua, fra pisello e fagiolo, sì. E carne di maiale, di pollo o di vacca, che è buona, a me piace, una buona comida, come dicono qua, e sicuramente con questa non si spendono più di 2 euro al giorno mangiando questo. Poi, un discorso di andare al ristorante, no, l'abbiamo già detto, che dobbiamo un po' stare anche noi riguardati, dipende da come ci dà il nostro soldi. I ristoranti italiani, diciamo, quanto spendi andando a mangiare a un ristorante italiano? Io sono andato a un ristorante italiano mediamente, di quelli che naturalmente poi conosci, quando sei qua si spendono dai 400 ai 500 pesos, sono 10 euro. 10 euro una cena abbondante con il tuo vino, con tutte le cose che tu vuoi, dalla pasta italiana al pesce, alla carne, e si mangia. Aspetta, allora Maurizio, ormai dopo 5 anni che tu sei qui, quindi non è un giorno. Esatto. Hai mai avuto ripensamenti? Ripensamenti nel senso, sì, ti sei mai pentito, oppure sì, hai mai avuto la voglia di ritornare in Italia? Sinceramente, ripensamenti per essere venuto qui? Assolutamente no. Assolutamente no. Voglia di tornare in Italia? Sì, ogni tanto mi viene la voglia di tornare in Italia per vedere mia figlia, il nipotino, per vedere i parenti, che so io, la gente, gli amici di là. Mi viene questa voglia. Fatto è che dopo una settimana che sto in Italia, però già sento la nostalgia di qua, già voglio tornare, perché qui mi sono trovato veramente bene, un posto tranquillo, non tranquillo nel senso della tranquillità pacifica, però tranquillo nel senso che ti dà una tranquillità dentro, che ti toglie lo stress, che non ti fa sentire teso come mi sento in Italia, questo che intendo. E lo consiglio a molti, a tutti quelli che vorrebbero venire qua, di veramente provate a venire qua, che è una cosa che con le parole non si può esplicare, è una cosa che si deve provare. Non si può spiegare, anche perché poi qui non facciamo niente di eccezionale. Esattamente, sì. Una vita normale. Sì, perché poi quando tu vai a spiegare a una persona cos'è che fai là, e gli spieghi che fai una vita tranquilla, di spiaggia, di mare, di star seduto a guardare il mare, uno dice vabbè, però veramente il posto è tranquillo. Un saluto, salutiamo le persone che ci seguono, che può fare un saluto a qualcuno. Sì, saluto, saluto tutti quelli che conosco, naturalmente là, come dicono tutti, anche in televisione, saluto tutti quelli che conosco. E naturalmente, se volete, un consiglio mio, se veramente volete provare, fatelo, venite, che vedrete che vi troverete bene. Ciao a tutti.